visto, ci hanno dato un appartamento. Dobbiamo cominciare a imparare a cavarcela da soli. Io sono quella che verrà qui ogni tanto a vedere come vanno le cose. E sei fidanzata? Se c'è un modo appropriato per festeggiare la nostra nuova casa è quello di rimanercene qui, tranquillamente nella nostra nuova casa. Questa sì che è una bella idea, che abbiamo messo i letti come all'istituto che sta... Madonna! Ah, ma tu vorresti che noi fermassimo per strada delle persone sconosciute, interloquire con queste persone che non sanno neanche chi sono? È questo che vuoi? Che senso ha avere un appartamento se poi dobbiamo continuamente uscire dall'appartamento? Sì, però se non usciamo da qua dentro e lì, non è che le femmine ci vengono a cercare qua, No, signorina, lei mi salta di palo in frasca. In mezzo c'è E-I-O. Ho scritto una poesia. Tutta la mia vita ho vagato sulla terra senza sapere di essere un poeta. Ho scritto la poesia, la mia poesia. Certo che tu sei matto, però. Ah, io sono matto. Perché io sono matto. Sono io matto. Soltanto perché vado a un reading di poesia. È normalissimo andare a un reading di poesia. Pullula il mondo di gente che va a un reading di poesie. Tutti vanno ai reading di poesie. Allora a me mi mancano delle rotelle soltanto perché vado a un reading di poesie. Ho detto che io non vengo. È che a me Giovanni mi sembra un pochettino, come ti posso dire, strano. Giovanni non è strano. No? No. È raro. 800 euro! Dovete decidervi, o le telefonate erotiche o l'appartamento, chiaro? Gesù! Un sgravo come a mia mamma. Ma la volete chiamare sto taxi, sì o no? Oh, ma voi siete matti da legare!